Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Our week rendezvous with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec House Flipper. Ciao! E adesso tra poco partiamo con la nostra grande impresa. Ok. Ci siamo? Allora, un attimo di pazienza che ripristiniamo anche la webcam. Vediamo un po'. Eccoci qua. Eccoci qua. Ok, andiamo avanti con la nostra carriera. Questa carriera molto molto difficoltosa, estremamente difficoltosa. Now we will go on our career. So, it's a so hard career. Nous allons continuer notre carrière, notre très très dure carrière. We will buy a disastrous house. And we will resell and try to earn an extra money. Nous allons acheter des maisons désastrées. On va essayer de les restaurer et de gagner quelques euros en plus, de plus. Et ovviamente andremo ad acquistare la nostra casa tutta bella, disastrata. E poi andremo appunto a cercare di guadagnare qualcosina in più. Quindi noi ci accattammo una casa disastrata che non sta proprio messa buona assai. E poi verrà ci guadagna qualcosa. Allora, cominciamo da qua. Mamma lo carmela. Mi ero completamente dimenticato di questa casetta qua. Ci darà filo da torcere questa missione. Ma noi cercheremo di fare di tutto per poter rendere felice il nuovo acquirente. I know that this house looks it will be and it is very disastrous. So much disaster, but we will do our best for let the new owner make very happy. Qua c'è un bel po', e ovviamente voglio in lingua napoletana sta casa, diciamo che è caro nuovo capiz. Fanno poca pena, ma noi abbiamo fatto di tutto perché quando posa venne a cattare, venne l'acquirente, noi pensa venne a cattare, dici ma non sa da trovare contente, ma fa, lasciamo mettere un nostro a fa bella sta casa. Allora, ecco qua, cominciamo a togliere un po' di calcinacci. E qui diciamo che fondamentalmente si possono fare cose interessanti. We can do so interesting things. Oh, qua si potrebbero anche
recuperare. Si può recuperare qualche ambiente qua. Ok, e allora vediamo un po' di fare il nostro meglio. I saw that there are other rooms here, a big room. We will do something special, or we will try to do something special. J'ai vu qu'il y a un endroit ici, on pourra la faire devenir quelque chose de beau. Però ci sono molte piante qua che vediamo un po' come viene qua, poi vediamo. Allora, come sempre in questo gioco vi consiglio di controllare sempre il giardino, specialmente se siete all'inizio, perché guadagnerete punti extra per sbloccare le abilità e poi sono anche punti extra alla fine che non vi saranno detti, ma che comunque li riceverete. So I always recommend to check the garden before starting the inside works. So remember, always check the garden first. Check if it needs of some maintenance, something like that. Allora qua, per il momento lasciamo così. Andiamo avanti. Oh. Ecco, è un po' sporco. Le finestre. Ma chi ha sporcato le finestre? Signora! Signora! Qua hanno sporcato tutte cose, hanno sporcato. Avete capito, signor? Segno. Ok. Qua funziona. Qua le luci. Perfetto, già ci siamo risparmiati. Ok, questa è la seconda camera. Dicevo che abbiamo risparmiato un po' di spese extra. Vediamo un po'. Perché qua bisogna vedere un po' cosa andarci a mettere. Perché lo spazio è bello grande. Qua, ah sì, Oscar Rafunam. E dai su, raccogli. Ok, l'ultimo. Ok, perfetto. Abbiamo fatto una cosa proprio bella. Ah, qua ci tocca pulire le finestre. E noi le finestre le laviamo con... Ah, è sporca dall'altro lato. Ah, dall'esterno, non mi era mai capitata questa cosa. Ah, vediamo un po'. Lava finestre. Il nostro aiutante. Window washer. He will help us.
de la fenêtre, il Vanus dit: oh, ma tutto è sporco dall'esterno. Normally the windows are not clean from the inside, but so strangely this time the windows are dirty from the outside, the dark side of the moon is outside the windows. Segno, l'abbiamo, mamma mia che monez. What a mess. Oh my god. Oh la la. Mille tu sal. Ok. Allora, allora all'interno per il momento abbiamo pulito. Allora io direi di passare a fare subito i lavori all'esterno qua, perché è un vero e proprio incubo qua. Now we will start doing outside jobs. Works because it's a nightmare. Oh yeah, this garden is a nightmare. Ce jardin est un cauchemar. Et on va commencer à faire notre travail à l'extérieur. À l'extérieur de la maison, on va commencer par ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici dehors. E voyons, ci stanno da che cosa fare in questo giardino. Quindi cominciamo a lavorare e poi man mano iniziamo a vedere quelle che amma fa all'interno di questa casa. Io sono Fabrizio e vi do il benvenuto alla live. Gli amici qui su Twitch mi chiamano anche Dablo o Dab o DB, e quindi grazie ancora per darmi questo grande onore di avere tutti quanti voi in questa live di questo piccolissimo streamer che sta cercando di creare un nuovo format chiamato Soft Gaming, il cui intento è quello di rilassare in qualche modo lo spettatore durante le dirette. Hi, thank you for your company. Thank you for behind here in live stream. My name is Fabrizio. Here a school called Dab, W or DB. What are you watching in this moment? It's an experimental way to do live streaming. It's called Soft Gaming, and this new kind of making live streaming or creating contents, it's the goal, it's let you feeling relaxed while you watch my live streaming or my replay. Merci à vous pour avoir choisi de me faire compagnie ici dans ce canal. Je m'appelle Fabrizio, mais je suis connu dans la communauté ici sur Twitch comme Dablo, Dab ou
Dibi, bienvenue à cette nouvelle, à ce nouveau format. Ce format s'appelle Soft Gaming. Qu'est-ce que c'est le soft gaming que je suis en train d'inventer? C'est une façon de faire les directs et les spectateurs doivent se relaxer. C'est ça le but. Mais j'espère que vous allez bien aimer cette façon, nouvelle façon de faire les directs. Voilà. Merci pour votre compagnie. Je vous remercie aussi si vous êtes en train de regarder les répliques. Voilà. Merci beaucoup. Allora, ovviamente io vi ringrazio. Vi ringrazio perché mi state facendo compagnia da questa diretta. Io mi chiamo Fabrizio, da community e Twitch sono conosciuto pure come DB, Dablo e Dab. E io vi ringrazio che mi state dando l'onore. Che state seguendo questa diretta e mo vorremmo un po' che fa qualcosa. Allora, iniziamo a prendere un rotolo di prato, quindi era rotolo, vediamo un po', prato, eccolo qua. Cominciamo. Ho mancato quel pezzettino piccolino piccolino. Ma sapete che c'è di nuovo? Io queste piante le tolgo perché danno solo fastidio. Lascerei qualcuno così. Questa la tolgo. E qua c'è stata. Ok, queste qui un po' più ingombranti le toglierei perché ok, allora qui più o meno ci siamo. Ah, ecco, vedi? Mi sono scordato di allora qua, eh sì, per forza questo. Perfetto, dai, più o meno ci siamo. Queste no, queste non si tagliano, quindi le andiamo ad eliminare perché né a mano né in altri modi me li fa eliminare. So we will use this thing for removing the savage plant there because I didn't was I didn't have the capability to remove them by hand, so I used the price tag machine. Allora vediamo un po' qua, è un po' rovinato sto prato, vabbè, ci pensiamo noi. Questo però no, L mi sa che dobbiamo fare per forza così. Ok, cominciamo. Io me lo ricordavo bello difficile sto. Ma io queste però le elimino. Sì, gli pianto qualche altra cosa, perché ce ne sono tante in mezzo così.
Potrei metterci qualche altra cosa qua. Ok. Allora, visto che ce ne sono tanti, questo per esempio lo vedo pericolante. Come si abbassa? Ok. Aspetta, però questo cade. Cade sulla casa. Vediamo un po'. Come non detto. Allora, questo io lo lascio. Vediamo un po'. Questo qua, sì, io lo lascio. Questi due qua vicino. Non sono per il massimo. Voilà, Fernbus, carissimo. Scusami, ma qua purtroppo non ho capito perché i sound alert non mi funzionano. Ben tornato in live. Scusami se non ti ho risposto prima. Mi auguro che tu stia aspettando da poco, che ti abbia fatto aspettare poco nel risponderti. Oppla. Come stai? E soprattutto stasera lo fai lo stream? Qua tutto a posto, oppala, ma mi ammazza questo. Sto ritornando un'altra volta su questo capitolo qua, bello difficile, di questa casetta. Allora, questo pure mi sa che dobbiamo tirarlo giù. Ne sono due. Sempre le 19, giusto? Mi raccomando, seguite l'amico Fernbus se non lo fate ancora. Un bel follow al canale. Ui, è sparito questo. Aspetta che cada l'albero. È caduto l'albero. Ok, perfetto. Questi altri due vicini. Ah, spero che ti sia ripreso. Ogni tanto bisogna anche prendersi una pausa anche qui su Twitch. È importante. Questo mi cadeva in testa. È molto importante questo per essere ispirati e quindi cercare di dare sempre il 100%. L'importante è che ti sei ripreso, che ti stai riprendendo poi. Poi le cose, insomma, s'acconciano, come si dice a Napoli. Questo è storto. Grazie ancora per i bit di ieri. Soprattutto grazie per la compagnia. A me fa caspita, se l'ho inghiottito. Mi fa piacere enormemente quando mi fate un po' di compagnia, quindi io ringrazio sempre coloro che si mettono qui sul canale, guardano le live o le repliche. Allora, direi di prendere questo. Non me l'ho capito perché. Ecco qua. Stendiamo un tappeto erboso. Bel manto erboso. Ok. Oh, ce ne vuole un altro qua. Meglio se non ricordo male. È difficile. Me lo ricordavo bello. Difficilotto. Anzi, questo è uno dei tanti, delle tante case da rimettere a posto. Però qua devo metterci qualche altra cosa. Devo creare il passaggio per l'automobile.
So I will let and create a path here where the car will access to the garage. Oh, Felbus, grazie mille per il tuo supporto. Ok, mi raccomando, andate a seguire il canale di Fernbus, che porta tanti bei contenuti. Porta The Sims 4, poi porta Fernbus, fai un poco di sponsor al tuo canale. Quali altri giochi porti? Poi porta Farming, poi porta ancora quello delle macchine che mi scordo sempre come si chiama. Forza Horizon, mi pare. E insomma, porta dei bei contenuti e vi fa ridere. Oltre ad essere uno streamer bravo ed umile, molto umile. E poi il suo canale sta crescendo, quindi diamogli una mano a raggiungere il record dei 600 follower, così lo faremo diventare un grande streamer. E un giorno potremo dire: io c'ero quando Fernbus è diventato un grande streamer. Mi raccomando, anche voi che state guardando questa replica, andate, cercate nella barra della ricerca Fernbus 08 e lasciate un bel follow al canale e non ve ne pentirete. Garantito 100-100. Ha cambiato faccia. Quasi quasi questo, però forse si blocca. Però ho fatto una zozza, sto attacco qua. Allora vediamo un po', se la metto qua così giriamo al contrario, ecco qua. Ok, un altro pezzettino qua. I rotoli di prato qua. Questi sono molto comodi. Voilà. Quasi quasi qua mettere un po' di sabbia. Ecco qua, sabbia. Così. Premio per spazio. No, non mi fa fare niente. E allora, sai che c'è di nuovo? Mettiamo il prato. E chi si è visto, si è visto. Cerchiamo di fare un lavoro decente, altrimenti poi l'acquirente dirà: ma quale cosa? Le cose non sono state fatte bene. E allora ci va a fetto. Ma ci resta da sistemare qua. Ma questo qua però mi dà un punto rosso, che è questo? Ok, allora quasi quasi. Visto che è così. Ah, ecco, mi dice stesso lui. Quindi, no, queste le lascio perché
Quello là stava un po', era un po' troppo centrale. Allora, ritorniamo a noi. Allora, mettiamo il solito rotolone. No, questo però mi sa che mi darà problemi più avanti. Ok. Oh, si è pure accavallato. Ottimo. Bene. Direi che tutto sommato non è malaccio il lavoro. Aspetta, però qua ci sta questo alberello qua. Ah, questo... questo lo tocco. Quale di questi due lascio? Qua ce ne sono due, però. Io lascerei questo. Metto quello. Perfetto. Cioè, perfetto. Diciamo. All'apparenza, all'apparenza ci sta. E giustamente dice non c'è abbastanza spazio. Oh, allora vediamo un po' se lo piazzo da qui. Aia, sta andando storto. Ai ai ai. J'ai fait pas un bon travail. Un bon travail. J'ai pas travaillé assez bien. On va essayer de... de faire quelque chose de mieux. Rimuovi gli ostacoli sul rullo. Ok, allora proviamo a metterlo in quest'altro verso qua. Che può fa? Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, baby, c'è dur dur être un baby. Mi è rimasto questa striscetta qua. Sola si fa per dire. Soli, na 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 na. Ma certo che ce ne sono proprio molti. Questo sta in linea con quell'altro là, ma questo è quasi quasi. Faccio un po' di spazio qua. Si può fare qualcosa di interessante qua. We can do anything of interesting or we'll let the garden be so good. Mi fa un lavoro per bene. We must work well. Allora, vediamo un po'. Ora ci resta questo. Allora, questo è il portoncino d'ingresso. Ok. Allora, beh, intanto finiamo di sistemare qua. Strettino, facciamo così. Poi facciamo ancora così. No, così no. Let's do this work this way. Lo sapevo. Vabbè.
buona. Poi è venuta una schifezza, una zozza. Per il momento portiamo l'erba fino là, poi vediamo come meglio cercare di ridurre il problema. We have to try to do our best. And then we will say nice or no buono, no good. On doit essayer toujours de faire notre mieux pour pouvoir dire c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Ah ouais. Mi pare che questo ci va giusto. Ok. Allora qua io metterei intanto l'ingresso è qua. Ok, quindi qua mettere i blocchetti di cemento. Cemento. Lastra di cemento, ecco qua. Allora, 100 per 25. Questa qua, beh, questa è tutta un'altra musica. Allora, vediamo un po'. Cordolo. Granito, arancione. Beige arancione, beige no, beige arancione, ok, uno, ricordiamoci, beige arancione, ed è questa. Quindi arancione, e beige, no, ma arancione, cordolo, arancione, beige, eccolo qua, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, qua ci vuole quella da 25, questo qua, quindi abbiamo detto beige, no, arancione e beige, eccolo qua, no, al contrario, at contrary, beige and orange, no, questo è 50. Allora, eccolo qua, quindi colore abbiamo detto beige, sta giù beige,
Perfetto. Potremmo fare. Beh, qua. Quindi abbiamo detto 100 per 25, 125, quindi abbiamo detto no, beige e arancione. Quanti ce ne vanno qua? 1, 2, e 5. Ok, ora ne metto, vediamo un po' come arriviamo là. Questo mi sa che forse questo o lo metto, allora ora ne metto pure qua. Queste vediamo un attimo, queste però mi sa che ci vogliono queste qua. Allora, queste abbiamo detto beige e arancione. Uno. Poi eventualmente andiamo a... E come si fa qua? Vediamo un attimo. Vediamo se quello, questo qua ci va. Pesce, arancione. Questo mi sa che è più piccolo. Forse ci vogliono questi. Let's try the smaller one. Quindi prendiamo questi. Uno, due, tre, allora facciamo così. Qua ci va un altro, un grido. Questo è molto più stretto. No, non va. Quindi facciamo così. Diciamo che il passaggio è questo, però non ho capito perché questo. Allora, vediamo un po'. Let's try. So. Again. Beige. Arancio. Statue beige. Sempre di fare così. Ok, benvenuti alla live, grazie per esservi collegati in questo momento sul canale. Io mi chiamo Fabrizio, alias Dablo DB. E in questo momento state assistendo alla creazione, alla sperimentazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming. Grazie
Grazie ancora, come sempre, di tenermi compagnia e mi auguro di poter farvi buona compagnia. Ok, quindi. Quindi in effetti queste qua non servono. Sono in più, va bene così. Fatto un po'. Anzi, questo quasi quasi, faccio così. Ecco qua, anche se sono a posto, vediamo un po'. Ah, questo è sovrapposto, ok, va bene così. Mettiamo un altro po' di rotoli qua di erba sintetica. Continuiamo, completiamo il lavoro. Let's. Let's. Dice? Non vorrà questa superficie. Bene. Let's try to finish this job. Trying to be the most precise as possible. Io qua però gli metterei la sabbia qua centro. Eccola qua. Mica fatto, me l'ha nascosto. Compra tanto. We will use the sand here in the middle. Limite qua mettiamo qualche piantina. Ma vediamo un po'. Beh, è venuta una mezza schifezza, vero? Una zuzza, però dai. È accettabile. Allora. È bella lunga sta missione qua. Ok, per il momento abbiamo sistemato il giardino. Allora, non vabbè, iniziamo dentro, poi andiamo fuori. Allora, qui mettiamo subito l'illuminazione. We need the lights here inside, so we must check for this. Però ora che ci penso, questa qua potrei metterla nel garage. Due, ne metterei tipo uno. No, forse una sola e basta, vediamo un po'. Buono, ottimo. Allora, qua I never use this kind of light, so it's so good. The light is so
Soft. Ok. J'ai jamais utilisé cette lampe-là et je l'ai utilisée. Et je dois dire qu'elle fait beaucoup de lumière. Elle est très très diffusée, bien diffusée. Oui. Pareti. Allora, è un bel verde. Un po' di vernice verde, verde pistacchio, mai utilizzato in un garage. Qui magari utilizzeranno le pareti come chroma key per fare le dirette live qui su Twitch. Ovviamente, se siete interessati ad acquistare il gioco scontato, nella descrizione del video troverete alcuni link, fra cui il link per acquistare il gioco scontato e i link dei miei canali social. Mi farebbe enormemente piacere se magari li seguiste. Mi onorerebbe del vostro follow sui miei canali social, ma in particolar modo qui su Twitch. Thank you. Grazie. If you are interested to buy this game or other games for multi-platform, you will find a link in description. You can find a link where you can buy this game with a lower price. Up to 70% for PC or multi-platform. And you will find in the description of the video, you will find as well my social media channel. I will be very very happy if you will follow them, and thank you so much. La croma che qui si diverte a fare le dirette su Twitch. Allora, qua invece facciamo l'ingresso, direi di farlo bel giallo soleggiato. Giallo soleggiato. Si vous êtes intéressé par ce jeu-là, ou vous voulez acheter des jeux ou des applicatifs pour votre ordinateur, vous allez trouver dans la description du vidéo, vous allez trouver les liens pour acheter le jeu à prix réduit. Et puis, vous allez trouver aussi les liens pour visitez mes canaux sociaux et si vous voulez, ça me ferait beaucoup de plaisir si vous allez les suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et merci à vous pour être en train de me faire de la très bonne compagnie. Je m'appelle Fabrizio, mais je suis bien connu dans la communauté ici sur Twitch comme Dablo, DB. Et merci encore pour être en train de me faire de la très bonne compagnie. Allora, io qua a proposito di questo, però sto pensando, io mi rimetto, ne compro due di questi. Allora, questo lo metterei così. No, questo qua, questo è interno paralume, non si nota però. Mettere bianco, riflette. Colore riflettente, allora uno lo metterei qua, uno qua, e uno qua, più o meno a centro dovrebbe stare. Bella luce, questa si può spostare anche qua, così illumina bene quest'area. E fin qua tutto sommato va bene. Allora, questa qua, sta casa è completamente grezza. Ah, mi sono scordato di passare per di qua. Scarrafuna, ospito. Ero convinto di aver convinto di aver visitato tutta la casa, invece mi sono completamente dimenticato di questa stanza. I was sure that I visited all the house, but I was wrong. E mo sto bagno dove lo faccio? Qua non lo posso fare il bagno, assolutamente. Qua è troppo grande. Questo. Qua c'è il garage. Qua io farei la sauna. Creerei. Allora, se io volessi fare il bagno qua. Però. Ah, giusto, potrei tentare di mettere un blocco però. Non me le fa chiudere, o forse sì. Facciamo un esperimento, vediamo se riusciamo a chiudere qua. No, e allora adesso cambiamo tutte le porte, anche se sono in buono stato. Questa qua la lasciamo. Allora, fammi pensare un poco. Il bagno. Il bagno comunicante. Potrei però qua metti, intanto gli metto la lavatrice. Mettiamo l'impianto della lavatrice qua. Creiamo una piccola lavanderia. I will make here a kind of small laundry. Je vais créer dans cette chambre-là une petite lavanderie.
accettabile. Poi, sì, qua quasi quasi mi metterei. Faccio un bagnetto secondario qua. I will put a small shower. Ok, però qua ovviamente manca l'impianto, ok. Je vais mettre une douche ici. Vita. Ok, perfetto, mettiamo la doccia che abbiamo visto prima, piccolina. No, non va bene, non posso fissarla. Perché non va bene? Ah, per chi fa questo? Ah, ah, perfetto. Allora, quasi quasi direi di mettere prima la doccia e poi dopo mettiamo il resto. Qua c'è anche da sostituire la presa. Allora, mettiamo la doccia. Beh, non male. Poi qua a fianco, ora che ci penso, qua potrei fare il bagnetto. Ok. L'accesso però dovrebbe avvenire passando per la lavanderia. Si potrebbe anche fare. Quindi qua mettiamo la lavatrice, ecco qua, ci abbiamo tutto bello e pronto. Anche se nella realtà per fare l'impianto idraulico, anche diciamo non particolarmente impegnativo, ci vogliono un bel po' di giorni, di ore. I make the washing machine plant here and I done it in a few seconds. But in real life we need more than a couple of days to do this. E quindi qua c'è sta la doccia. Allora, io qua arrivato a sto punto costruisco, chiudo la ok, questa ora è sporca. Yes.
cosa di sporco. Ah, è nell'altra stanza, ok. Qua. C'è ancora una presa da sostituire qua. Ah, l'ho messa a terra, questa ce l'ha sull'altro polo. Ok. Peccato che non si possano mettere le porte a soffietto qua. Allora, qua ora devo vedere. Qui intanto manca la luce. Siamo quasi quasi. Gli metto questo. Che bello luminoso. Stessa cosa di qua. Ok. Solo, ah, perfetto, là c'è. Ok. Allora, mo qua. Ghiaccio. I will paint the bathroom with this light blue. Willa, Johnny, ben ritrovato, come stai carissimo? Hai visto qua? Mi sto dilettando a fare un lavoro che non è il mio, ma diciamo che mi sto cimentando. Buon pomeriggio a te e buona pausa caffè fatta. Noi qua stiamo sempre in attività. Ah, spero che sia molto molto bassa sta febbre. E purtroppo il cambiamento climatico qua negli ultimi giorni, da caldo a freddo, ha fregato un po' a tutti quanti, me compreso. Infatti sto leggermente raffreddato e ho dovuto fare il cambio di stagione perché fino a qualche ora fa stavo ancora un po' sbracciato, ma diciamo così. Però poi mi sono reso conto che non si poteva stare sbracciati e quindi ho detto vabbè, facciamo il cambio di stagione. Ho approfittato dell'occasione, ho detto let's do it. Allora, allora questo non mi serve più qua. Però se qua metto la vasca, no, aspetta un momento, vasca, devo vedere prima dove devo mettere il lavandino. Allora, lavandino quasi quasi proverei a metterlo qua. Eccolo qua. Allora, caro Johnny, stavo pensando di mettere la vasca in quest'area qua, una vasca piccola, solo che al momento però mi manca il water, quindi io vorrei mettere il water qua e la vasca, vedere se riesco a metterla qui, vicino al lavandino. Però prima fammi togliere sta presa, se me la fa togliere. Com'è, non me la fa togliere? Vabbè, allora iniziamo a piazzare il WC, il water close WC. Allora, Johnny, mi devi aiutare a scegliere il WC. Allora, io sono indeciso fra
questi qua. Allora, uno è questo, il camo. Poi il lemu. E li puoi visualizzare qua, oppure questo qua. Questo, diciamo, è quello classico. Fra quale fra questi tre tu mi consiglieresti di acquistare? Quello che ti piace di più? UVC compatti, compatto Enu o compatto Camo. Il secondo, ok, perfetto. Allora, quasi quasi metterei la tavolozza color azzurro, così si mimetizza con la parete. Che dici? La prendo azzurra o cambio con marmo, grigio, nero oppure bianco? A te la scelta. Ok, tavolozza azzurra è andata. Ok, allora, adesso ce l'ho memorizzato, quindi decidiamo UVC a impianto, giusto? Eccolo qua, impianto della toilette. Quasi quasi la metterei proprio qua dietro. Almeno uno quando sta seduto sta un po' più tranquillo. Ok. Voilà. Hopla. Buono. Allora, mo vediamo il lavello. No, lavandino. Questo è bellino. L'amo. 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 Allora, vediamo un po' se riusciamo eventualmente a mettere una vasca. Anche se, ora ti faccio vedere, qui ho già installato una doccia proprio per liberare un po' di spazio nel bagno. Allora, riepilogo. Quale fra questi due lavandini mi consigli di prendere? Shannon oppure Lamon? Allora, ora ti faccio vedere tutti e due. Questa sembra una bacinella, però è caruccio. Quale fra questi due, Shannon o Lamon? Lamon, off. Ok, effettivamente è molto è caruccio e quindi mi sa che la vasca qua
difficilmente c'entra. Vediamo un po'. Altrimenti possiamo sempre metterci meno male che non ho aperto la chiave d'arresto, altrimenti qua avrei allagato tutto il bagno. No, qua mi sa che proprio non ci va la vasca. No. Però se io il water lo spostassi qua, ecco, forse potrebbe andarci la vasca messa qua dietro. Vediamo un po'. Allora, impianto. Ah, forse non me lo fa montare perché... Allora, vediamo un po'. Questo non me lo fa montare qua. Ah, ecco, ok. Sta abbastanza defilato là dietro. Allora, tavolozza azzurra. Punta. Ok, allora vediamo se la doccia, no, questo pure mi sa che non ci entra. No, mi sa che vasca la vedo dura, nemmeno questa ci va. Piccolo, vediamo un po', facciamo un tentativo. Facciamo un tentativo. No, non ne vuole proprio sapere. Ok, allora quasi quasi. Poi ci metto un'altra bella doccia particolare qua. Doccia, eccola qua. Doccia Eli. Che ne dici? Purtroppo la vasca non ci va, quindi creiamo un'altra alternativa. Vasca. Ai ai ai, troppo grande. Vediamo un po' questa se ci va. Questa è enorme. Quasi quasi qua gli metto un bel mobiletto. Ah, ma qua manca ancora il radiatore, occhio. Stavo proprio scordando dell'impianto. E questo qua non ce l'ha. Oh, mi scordavo, radiatore. Allora, questo. Now I will build the heating plant. Poi qua gli metterei una cassettiera. Bella cassettiera grande. Grande, insomma. Allora, carta igienica. Rotolo mi pare. Rotolo, vediamo un po'. Eccolo qua. Con valvola. In caso di necessità. Ok, poi qua. Che potrei mettere qua? Qua gli metto il radiatore asciugamani, questo qua. E di fronte là vorrei metterci una bella foto, almeno quando stanno in fase critica si rilassano. Ok,
apposta. Allora, vediamo un po'. Tramonto. Ah, però no, ecco qua. In bagno. Ah, nel bagno. Ok. Allora, si sente ancora la voce in chat? Grazie Johnny, grazie per la compagnia e ti auguro una pronta guarigione al più presto. E mi auguro di averti fatto un po' di compagnia. Mi auguro buona compagnia. Grazie ancora per essere passato in chat e grazie per avermi fatto compagnia. Buona continuazione anche a te. Un abbraccione. Come è scritto? Eh sì, porta. Ecco qua. Allora. Allora, una la metterei qua e un'altra la metterei qua. Però qua, ma io questo posso, quasi quasi stammi lo lascerei aperto, sì. Gli lascio solo. Una piccola colonna di separazione, però qua. Allora, qua metterei un altro. Ghiaccio, abbiamo detto. Azzurro ghiaccio. Allora. Forse un altro blocchetto di muro qua potrebbe andar bene. E poi mettiamo questi blocchetti qua. Giusto, non ci ho pensato. Eh sì, un ambiente aperto, ma c'è un po' di privacy. E allora, arrivato a sto punto, però devo rifare le pareti. Piastrelle da parete, eccole qua. Allora, troviamo quelle lì. Let's check. Here there is. Here there are. Allora, vediamone qualcuno in più. Poi vediamo se ci avanza, le vendiamo. Effettivamente sta cambiando faccia il bagno.
capito. Altrimenti non ne usciamo più. Let's go. Show must go on. Comunque si nota che sono molto più chiare le, o meglio leggermente più sfumate le nuove piastrelle. Dove siamo arrivati? Qua. Abbiamo quasi terminato il giro. Ok, io direi che iniziamo a prendere la porta. Allora, questo qual è? No, queste qua no. Porte. Allora, è quasi quasi. Ma questa... No, questa è una porta di ingresso. Eccole qua. Mettiamo queste qua. Ah, qui ovviamente la luce non c'è, quindi... There is not light here, so I will put again one. Voilà. E qua manca il pavimento. Soleggiato. Giallo soleggiato. Cambiato faccia, bello, quasi quasi, sa che c'è di nuovo, ma pure qua, quasi quasi. Visto che abbiamo la pittura,
la utilizziamo, anche perché credo che in questa stanza poi possa arrivarci la luce del sole, e quindi questa qua, questo tipo di colore non farebbe altro che esaltarne la luce del mattino. So I will use this paint because I suppose that the sunlight will hit directly on the walls here and should give to this room a different light. E oggi, senza volerla, qua stiamo utilizzando molto allora j'ai choisi pour cette couleur là parce que je pense que la lumière du soleil elle pourrait impacter directement sur les murs. Donc ça va changer un petit peu la conception de la couleur de la lumière. Voilà. Allora, qui pavimento. Però dovrei farlo per tutto qua. Questo vabbè. Ah, ma questo è tutto da. Ok, allora niente, qua arriva a sto punto. Ah, ma qua il pavimento già c'è, però. Allora facciamo così. Parquet. Allora. Parquet marrone. Anche se è un poco scura, però dà un'altra sensazione. Ça donne une sensation différente. I will feel a different sensation with this color. Allora, dove è rimasto? Qua. E facciamo tutto. E qua che colore metterei? Qua io farei la cameretta. Una stanza, perché qua. Ah, qua abbiamo due ambienti grossi. Allora, qua è il soggiorno, giusto? Allora, scorro. Ecco qua, vediamo un po'. Questa mi sa che è grossa. Buona, è andata. Acquisto quest'altra qua. Non male. Allora, qua a questo punto metterei un bel bianco. I will put a flat white color. E qua ci facciamo un bel salone. Ma questo è bianco. Bianco, sì. Va bene.
J'ai décidé de peindre le mur avec un classique couleur blanche, blanc, parce que ça va être une ambiance un petit peu plus familière. Per il tutto bianco. Mi piace. Vediamo di arredarlo con un bel camino, un camaina. Prima pezza e poi scondrain. Lo facciamo un po' più semplice.
Anche il nostro appuntamento del giovedì con House Flipper termina qui. Vi ricordo che se volete acquistare il gioco House Flipper o altri giochi scontati in multipiattaforma, nella descrizione del video vi lascio il link per acquistare i giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Poi vi lascerò ovviamente anche i link per seguire i miei canali social. Poi colgo l'occasione per ringraziare come sempre tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa live o se state guardando questa in replica qui su Twitch, mi auguro di avervi tenuto compagnia. Poi questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle ore 12. E adesso passiamo ai ringraziamenti in lingua inglese. So, thank you so much for making me company during this live streaming. I hope I have done the same to you. During the replay, if you are watching this video in replay, if you are interested to buy this game or other games for multi-platform, so for PC, PS4, PS5, etc., etc., you will buy with a lower price up to less 70%. You will find a few links in the description of the video, and you will find as well my social media channel. I want to say thank you so much for the company, and if you want to let this channel grow up, or you want to support this small channel, you can do this using the bits, the tips, or using the sub. And if you have an Amazon Prime account, you will use your Amazon Prime account here on Twitch using the Amazon Prime Gaming, and you will support this channel for free. Thank you so much. Now I will speak to my French friends. I was forgetting that you can watch this video on YouTube on Saturday at 12 p.m. Thank you so much. Notre rendez-vous avec House Flipper de cette semaine, il est terminé. Notre rendez-vous, c'est pour jeudi prochain. Merci à vous pour m'avoir fait compagnie pendant cette directe. Je vous remercie. J'espère que j'ai fait la même chose si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter le jeu, ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à 70%, moins 70%, vous allez trouver dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour acheter le jeu multiplateforme. Vous allez trouver aussi le lien pour suivre mes canaux social media. Je veux dire merci surtout à ceux qui ont décidé de supporter le canal parmi les bits, les tips ou les donations et les subs. À propos des subs, si vous avez un compte sur Amazon Prime, vous pouvez utiliser votre Amazon Prime ici sur Twitch, Amazon Gaming, et vous pouvez soutenir le canal, vous pouvez aider le canal à progredir gratuitement. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler en napolitain, puis je vais saluer en italien et merci beaucoup.
Alors, voyons. Ah, j'ai la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver samedi à 12h. Merci, excusez-moi. Alors, voyons. Scusate, ma sono un po' così. Allora, l'appuntamento House Flipper i giorni di questa settimana fornisce l'appuntamento per settimana prossima, per giorni prossimi. Io vi ringrazio come sempre che mi avete fatto compagnia durante questa diretta e spero di aver fatto compagnia a voi che state guardando questo video in replica che ho a Twitch oppure se voi state guardando Goppa YouTube. Se vi interessa va a cattare sto yoga o adi yoga non solo per computer ma pure per console da gioco, quindi a PS4, PS3 eccetera eccetera, PS5, da descrizione del video trovate certi link, tra cui uno è questo link a Ro, voi potete accattare un yoga scontato e poi trovate pure i link dei canali miei social media, ma c'è piacere se magari voi ma per essere una mano a far crescere pure i canali miei social media, su YouTube, Facebook e Instagram. Poi, se volete ancora una mano e tenete, state registrati in coppa Amazon Prime, potete utilizzare Amazon Prime collegando Amazon Prime Gaming con coppa Twitch e marate una mano a mantenere il canale, insomma, a far crescere un po' questo canale. Un abbonamento gratuito che voi non pagate niente, però a me mi ha facito stanno poco meglio. Poi ci stanno pure altri modi per sostenere il canale, ci stanno i donazioni, punto esclamativo donazioni, oppure potete utilizzare i bit e sti cose qua. Vai giù. Detto questo, mo facciamo i saluti in italiano perché mi sono scordato una parte. Allora, mi ero dimenticato ovviamente di ricordarvi, se vi va di sostenere il canale, potrete farlo utilizzando i bit, effettuando una donazione, utilizzando il comando punto esclamativo donazione, oppure effettuando una sub gratuita, un abbonamento gratuito al canale. E a tal proposito, se avete un account registrato su Amazon Prime è possibile collegare il vostro account Amazon Prime con Amazon Prime Gaming qui su Twitch e così insomma sosterrete il canale in maniera gratuita e darete una mano al canale insomma ad autosostenersi. Allora, detto questo, io vi saluto, vi ridò l'appuntamento con House Flipper per giovedì prossimo e quindi thank you so much everyone, merci beaucoup à tous, grazie a tutti quanti, e vi saluto, I want to say thank you and now state buono, ciao ciao!